Pulito, per cui c'è solo un sentore, e andiamo a lavorare all'interno dell'occhio con una matita grigia. Fondamentalmente è un metti e togli. Quindi hai messo la mascara e poi e lo togli con un brush in modo che rimane appena appena l'alone, fondamentalmente. Una matita grigia all'interno dell'occhio, perché comunque devo creare una struttura. Con questi colori fango e terra andiamo a creare delle ombre fino quasi a disegnare. E attenzione al come ve lo racconto, scusate, ho perso il mio pennello, qua. Fino a quasi andare ad enfatizzare la stanchezza, che qui non vuol dire le rendiamo brutte, anzi, una donna che è in giro nelle sue situazioni, nella sua vita, giustamente è una donna che vive anche il suo make-up, non solo il suo abito, la sua borsa, la sua scarpa, e come tale in questo caso viene interpretato. Ciò non vuol dire abbrutire una donna, anzi, ha sempre un che di mistero, e secondo me è affascinante uno sguardo che è carico anche di un'emozione, quindi vissuto. Io lo trovo. A volte si lavora solo nella perfezione, ma la perfezione a volte è anche questo, cioè fare un qualcosa che non rispecchi i normali canoni a cui siamo abituati. E i visi che, soprattutto che i visi di Terrebantine hanno sempre un carattere rispetto a quelle che sono le bellezze standard. Per cui questa cosa io la enfatizzo, soprattutto in questa collezione, andando a tirare fuori quella che è la crudità di uno sguardo. Quindi lavoro con tutti questi fango, e avendo appunto lavorato con un mascara metto e togli e la matita grigia, tiri fuori lo sguardo ma lasci la crudità dei loro occhi. Viene accentuato lo sguardo, lo zigomo, con un fard che è di un colore molto neutro, quindi direi chiamiamolo taupe. Vado a lavorare nella parte alta della della struttura ossea, quindi vado ad amalgamare tutto questo fango, questi colori fango, questi brown, e anche usciranno tantissimo gli occhi, ma allo stesso tempo non ci sarà un vero dettaglio e il tutto risulterà molto armonico, perché comunque abbiamo un capello che ha un dettaglio che può ricordare un qualcosa di retro, e questa collezione che è molto lineare e allo stesso tempo un viso un po' vissuto, non necessariamente stanco. E le labbra poi saranno naturali, scusate mi sono anche un po' persa, e le labbra saranno naturali, viene applicato solo un color, un color nudo, in questo modo, proprio a dito, in modo che vado ad abbassare quello che è la pigmentazione naturale delle labbra, e lo scarico definitivamente con un filo di correttore sopra.